Donne che non volano è il nome dato all'incontro di ieri sera presso la Sala Rossa del Castello di Barletta, dedicato in particolare al ricordo della poetessa afghana Nadia Anjuman, uccisa a soli 25 anni dalle percosse del marito che l'aveva scoperta alle prese con la pubblica recitazione di poesie composte dalla giovane donna. Anche la passione per la letteratura può dunque essere peccato mortale in un mondo in cui le donne sono ancora lontane dalla libertà di scegliere il proprio essere, come testimonia il giornalista Pino Scaccia, presente all'incontro di ieri, inviato speciale della RAI in Afghanistan, che quella realtà ha conosciuto da vicino. In realtà ad Herat, se guardiamo le statistiche, dove c'è il più alto numero di suicidi fra le donne, per cui sicuramente è fra le città peggiori, però riguarda ovviamente la condizione femminile in tutto l'Afghanistan. Nonostante la caduta dei talebani, nonostante questo vento di Occidente, si è mosso pochissimo, qualcosa si è mosso ma molto poco. Diciamo che se calcoliamo in base al burqa, che è il simbolo appunto della non condizione femminile, soltanto dopo 10 anni ormai dalla caduta dei talebani, soltanto un 10% delle donne lo ha tolto. Significa che ancora c'è una costrizione, c'è una condizione culturale che annulla ancora la donna. Quanto riesce a passare attraverso il giornalismo, i mass media, quella che è la realtà della donna nell'Afghanistan? Ma diciamo che tutti noi, tutti assolutamente, l'abbiamo sottolineata questa condizione drammatica, ma è chiaro che bisogna soprattutto viverla in qualche maniera. Arriva da noi in Occidente come quasi un tocco di colore, perché in realtà all'inizio addirittura, come dire, insomma, c'è questo simbolo anche paesaggistico. Basta, non bisogna andare alla ricerca, basta fare una foto in un mercato di Kabul, sono tutte con il burqa, è un po' di esotico anche, c'è dell'esotismo. No, non ci si rende conto che sotto quel burqa, che tutto sommato è anche bello esteticamente vedere da fuori, dentro c'è un essere umano che è assolutamente annullato, ripeto. Noi c'è una battuta fra noi giornalisti occidentali, che neanche siamo sicuri che sotto quel burqa ci sia una donna, cioè proprio annulla completamente. Questa è una violenza culturale inaudita. E purtroppo non tutte le donne hanno ancora preso coscienza che qualcosa potrebbe cambiare. È chiaro che la condizione femminile, la svolta dipende sempre dalle donne.